Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un'auto in transito nella giornata di lunedì 29 aprile lungo la strada regionale 353 all'altezza di Terenzano, in comune di Pozzuolo del Friuli. L'episodio si è consumato intorno alle 13.15. Il 12enne stava rincasando da scuola mentre era in procinto di attraversare le strisce e veniva colpito nella parte posteriore del velocipede da un'auto di grossa cilindrata di colore rosso, facendolo cadere a terra. La persona alla guida pensava bene di non prestargli soccorso, dandosi la fuga. Nella caduta riportava traumi, per fortuna, di lieve entità. La madre, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, ha lanciato l'appello sui social per la ricerca di testimoni che abbiano assistito alla scena, di allertare le forze dell'ordine per risalire all'identità del pirata della strada. Sotto esame le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza installate nell'area del sinistro. Indagini tuttora in corso.